avanti. Buongiorno. C'è il dito, ma hai fatto bene che sei andato. Voi, da 250 anni, pieno di gioia, pieno di salute, lavoro e salute, lavoro e salute ai giovani e a tutti i poveri vecchi. Non abbiamo ancora finito. Ma allora no, auguri ancora. Come no, va bene, no. Come siete voi? Una boccia simile. Sì, il certificato di nascita. Il 10-1-1920, 10-1-7-1. 2020, 100 anni. Grazie. Brava, grazie. Grazie a tutti. Grazie da parte del lavorologo di Cleto. Grazie. Sono io? La figlia d'Annapucci, Maria Carmela. Maria Carmela, grazie Maria Carmela. Ho lavorato molto, grazie a tutta la compagnia. Dunque, prima di... le cose dobbiamo dire però per la signora. E la signora praticamente... noi non soltanto ti diamo gli auguri, grazie, ma ti ringraziamo moltissimo. Io come sindaco però a nome di tutti ti ringraziamo moltissimo. Per l'esempio bello che tu hai dato a tutta la popolazione. Allora, ti sei sposata? Potuto. Ti sei sposata? Mia figlia e mio marito sono sacrificati per tutto questo. Sì. Anche Cleto mi ha aiutato a crescere la mia famiglia. Cleto mi ha aiutato a crescere la mia famiglia. Dobbiamo dire a queste signore che, non, che ci sono molti giovani, quindi non sanno certe cose. La signora si è sposata, a posto io la ringrazio, perché se, diciamo, per l'esempio che ha dato a tutti noi, lei ha sposato quell'altra bellissima persona, il marito, quando si sono sposati, che loro non lo sanno, era un momento brutto per l'Italia, oltre che per Cleto. C'erano le nubi della guerra, e quindi c'erano delle difficoltà, si addensavano tante ombre all'orizzonte, il sole però splendeva nel suo cuore e nel cuore del suo marito. Tanto è vero che insieme hanno formato questa meravigliosa famiglia, una famiglia di 8 gioielli, 8 figli e 4 maschi e 4 donne, no, secondo me, no? E dando a loro un grande esempio di onestà, di laboriosità, hanno permesso che studiassero, quindi che si formassero, diciamo, uno è docente di scuola primaria, il primo Benito, l'altro era dottore in sociologia, gli altri ancora hanno continuato nella formazione. Franco Guidema,
Perché sta lì? La nonna! No, ma deve essere insieme, non è che è un cacchio, insieme, stiamo dialogando, no? Per ricordarci che è bello. E quindi praticamente poi c'è stato, diciamo, il brutto momento che io ricordo molto bene, un momento triste, quando è rimasta sola. Tutti pensavano, cioè, ormai è sola, chissà che fine faranno i film, chissà che fine faranno gli esercizi commerciali. Invece lei, oltre a essere l'angelo del focolare, è stato un bravo condottiero, un ottimo generale. Tant'è vero che comunque, malgrado la tristezza e la solitudine, è andata avanti. È ancora a fare il generale. È ancora a fare il generale. È ancora a fare il generale. Siamo troppo retorici e riformuliamo gli auguri a nome di tutta la cittadinanza. Naturalmente l'appuntamento è per l'anno 21, perché noi ogni anno veniamo qui. Va bene? Auguri. È stata una persona che l'hanno messa cavaliere del commercio, perché ha aiutato tutto il mondo. Aiello, Cannavali, Savuto, Marino, quello che ha fatto, l'hanno messo cavalieri del commercio, che non abbiamo mai tradato una vita a nessuno, mai siamo stati falsi, abbiamo pagato quanto vale, pure che abbiamo sofferto in famiglia, ma con la gente siamo stati onesti. Voglio aggiungere una parola che ha detto Silvana, la figlia. Ha detto che la mamma praticamente è stata la roccia su cui era tutta la casa. È stato lo scoglio, e contro questo scoglio si infrangevano anche le onde del mare. Lei è stata tutto. Tuttora è lei che guida. È vero, sì. Confermiamo tutti. Il mio suocero è stato una persona per bene, è tutto un uomo, il mio suocero Francesco Flavio. Poi ha lasciato il negozio a mio marito, che era Platano Raffaele, e adesso è titolare Luciano Platano, che è stato sempre, ha lavorato per Lo prossimo ha aiutato la mia famiglia. Luciano, questo è io ringrazio a tutto. Luciano è stato pure insignito dalla Camera del Commercio. Luciano adesso, mio figlio Luciano, ieri alla Camera del Commercio, cavaliere della onestà e del lavoro. Come si fa per arrivare a 100 anni? Il consiglio per arrivare a 100 anni. Il segreto per arrivare a 100 anni. Un segreto per arrivare a 100 anni. Che dobbiamo fare? Il segreto. Allora, il segreto. Sono stata un po' nervosa nella vita. Ma calmezza, la bontà, onestità. Da mangiare. Ecco. Abbiamo mangiato sempre verdura a casa mia, i polli, galline, bollite. Abbiamo mangiato i conigli. Quando sono sposata, carne di capretto, vino tavernello. Vino tavernello! Innanzitutto voglio ringraziare le autorità, il sindaco, per aver reso omaggio alla mia mamma Romita. È una data storica. E voglio ringraziarla per avermi messo al mondo, per avermi fatto studiare. Io manco da credo da 65 anni, mi ha detto una cosa sola:
la dignità. Io figlio, ma sono anziana, ma sono lucida. Io ho mangiato sempre. E mi mancano, o mi mancano i sensi. E devi tornare sempre al tuo paese nativo. Io sono, ho avuto qualche contrasto con la mamma, come succede con tutte le famiglie. Ma in tutti questi anni che sono stato solo, perché molti sono emigrati per me, eravamo in tanti. Mi seguiva il pensiero di mia mamma. Sono, ho il lo studio 55 anni a Milano. Ma il mio cuore è metà a Milano e metà a Creta. Io sono il primogenito della famiglia, ma quando la mattina parte che mi accompagna mio fratello, lei si alza nonostante l'età e mi dice sempre, scusate se mi sono dilungato, perché anch'io ho una bella età, però mi posso reputare fortunato che ho una mamma lucida. Per me è l'ago della bilancia. Ringrazio tutti gli amici per questa giornata storica. A voi e ai vostri familiari, cavolo, tante tante cose e una lunga vita. Grazie. Anna, più o meno.